Come se stesse per incutere terrore con la vista delle armi alle Eufrate e al reno, preceduto ai due lati dalle insegne, egli sedeva solo su un cocchio aureo, splendente di varie pietre preziose, il cui scintillio provocava un barbaglio di luci diverse. Salutato con il nome di Augusto da grida di gioia, non restò impressionato dall'eco simile a un tuono, ma è come se avesse il collo chiuso in una morsa, teneva lo sguardo sempre fisso davanti a sé, non volgeva il volto né a destra né a sinistra, né muoveva il capo a sobbalzare delle ruote, né fu visto sputare oppure pulirsi o sfregarsi il naso o con la bocca e neppure muovere una mano. Questa è la descrizione che fa Miano Marcellino dell'ingresso a Roma il 28 aprile del 357 dell'imperatore Costanzo II. Una descrizione che potremmo Adattare senza cambiare una virgola, la descrizione di un ritratto tardo antico, celeberrimo, come questo, il famoso colosso di Barletta, così noto: in realtà statua bronzea proveniente da Costantinopoli e arenatasi solo per caso sulle coste pugliesi nella nell'iter eh, di ritorno della crociata del 1204, un ritratto che si data a un secolo dopo rispetto alle parole di Ammiano Marcellino, intorno al 450-60, si discute ancora, se, ancora oggi se si tratti di un'effigie di Leone I o di Marciano, ma proprio questa incertezza credo che sia il primo eh, indizio di ciò che andremo a trattare, cioè di una ritrattistica. Spersonalizzante, una ritrattistica che non ritrae un uomo, ma il ruolo che l'uomo ricopre e incarna. Veramente potremo parlare di ritratti pseudo-individuali quando descriveremo le effigie degli imperatori tardantichi e comprenderemo al termine di questo nostro percorso come il dubbio che spesso abbiamo nell'applicare un nome a questa o quell'altra delle sculture ufficiali che ci sia giunto sia un dubbio conseguente, direi inevitabile rispetto a quello che è il gusto e lo spirito che ha dettato la creazione di opere come queste. Certo, Limitarsi alla descrizione di Ammiano Marcellino per spiegare la ritrattistica tardo-antica è limitativo, semplicistico. Il concetto dello statico simbolismo del potere non è certo un'invenzione romana, ha un'antica origine. Cito ancora un passo ben più antico di Ammiano Marcellino, Senofonte, che parlando di Ciro il Grande, eh, celebre sovrano persiano, eh, dice, eh, descrive che... Quest'uomo non si faceva mai vedere sputare non, mentre sputava o asciugare il naso in pubblico, né volgeva il capo intorno per guardare alcunché, alcunché come se fosse un uomo che nulla poteva sorprendere. Dunque, senz'altro, ripeto, questo eh, quest atteggiamento contenuto, trattenuto, oserei dire bloccato, del sovrano in pubblico ha un'antica origine. Ma. Nella, nella ritrattistica, nel modo di comportarsi gli imperatori tardantichi, questo modello persiano, orientale, è in realtà coniugato con altri elementi. Eh, primo fra tutti quello della paideia, della, cioè dell'educazione. Un uomo educato non si lascia sorprendere da nulla. Dunque questa fissità dello sguardo, questo eh, non reagire a quello agli eventi che lo circondano come il boato delle grida che, lui, che lo acclamano nel caso di Costanzo II vuole anche essere proprio l'espressione del dominio di se stessi il dominio che si raggiunge attraverso la filosofia e in questo senso eh, cito un'altra descrizione questa volta di Marco Aurelio imperatore, come sapete, alla fine del II secolo d.C., di cui Giulio Capitolino dice che si controllava al punto da non cambiare espressione del viso, né quando era lieto né quando era triste, in armonia con i principi della filosofia stoica. Eh? Dunque, il volto dell'imperatore tardo-antico è sì figlio dello statico ideale del potere e tradizione orientale, ma è anche espressione di una volontà ferrea forgiatasi al modello della filosofia, filosofia stoica o, o altre, neoplatonica come magari più, eh, più diffusa nel, dal III-IV secolo d.C. Eh, questo poco in, importa, quello che conta è che eh, l'uomo scompaia al di sotto di, una, eh, direi di, di, di un modello, un modello che ci si aspetta da un sovrano. Un sovrano non può essere uguale agli altri uomini e questo trova un riflesso diretto e immediato nella ritrattistica del periodo. Fino agli inizi del III secolo d.C. i volti degli imperatori potevano essere volti di qualsiasi uomo che si incontrava per la strada e qualsiasi uomo che si incontrava per la strada poteva avere il volto di un imperatore. Adesso no, d'ora in poi no, il volto dell'imperatore è un volto sacro, sacer vultus, è un volto inimitabile. È un volto che è metafora di qualcosa che trascende l'individuo. Ma per arrivare a questo volto dovremo ripercorrere una strada, un iter della. Dell'arte romana, del ritratto imperiale che affonda le sue radici da nel II secolo d.C. Proprio dal ritratto di Marco Aurelio, quell'imperatore di cui descrivevo poco fa l'autocontrollo assoluto, dovremmo partire per trovare l'allusione all'ispirazione divina. Vedete che, con i ritratti di questi imperatori della seconda metà del II secolo d.C. Abbiamo una novità nello sguardo. Lo sguardo dell'imperatore non è più volto verso lo spettatore, ma è leggermente rivolto verso l'alto. La pupilla è semi-nascosta dalla palpebra superiore, in un colloquio muto che l'imperatore instaura con qualcosa di trascendente. In realtà, questo schema iconografico, che è poi è quello dell'uomo dell ispirato, dell'uomo invasato, e uso un termine. Tecnico, nel senso che è dominato dallo spirito del dio, è un'iconografia di antica tradizione e eh, che, come vedremo, ha le sue radici nella ritrattistica Alessandro Magno, ma che in realtà esattamente come quel modello persiano del, dell'idea dello statica statica del potere esclude dal colloquio il lo spettatore come lo, lo sguardo perso nel nulla, bloccato in una maschera che abbiamo visto nel, nel Colosso di Barletta, così questa quest ispirazione, questo legame trascendente fra l'imperatore e ciò che è al di là del visibile esclude lo spettatore. È un altro strumento per sottolineare l'inaccessibilità dell'imperatore. L'imperatore non è un uomo che dialoga con chi lo guarda. È un uomo che dialoga, o qualcosa direi di più di un uomo, con qualcosa che sfugge alla vista del comune mortale. Ecco quindi che l'iconografia dell'uomo ispirato si diffonderà, diventerà un marchio ineludibile nella ritrattistica degli imperatori successivi, così settimio severo, così gli imperatori degli inizi del III secolo d.C., vedete che cambiano le mode, cambiano i cliché, gli imperatori con il terzo dopo Settimio Severo con il 220 dopo Cristo vi dicendo perdono la barba, la barba era un elemento introdotto da Adriano che rimane collegato all'iconografia imperiale per tutto il secondo secolo fino appunto a Settimio Severo che muore come sapete nel 211 dopo Cristo, i suoi successori non hanno più la barba. Perché? Perché Nulla è casuale nell'iconografia romana, eh, la barba è allusiva a un intellettuale, a un filosofo. Il III secolo non è un secolo da filosofi, è il secolo di ferro, è il secolo che vede susseguirsi uno dietro l'altro usurpatori, usurpatori che basano il proprio potere esclusivamente sul controllo degli eserciti ed è quindi a un soldato che l'imperatore dovrà essere somigliante. Non più chiome lunghe, i soldati non hanno i capelli lunghi, non più barbe, ma crani essenziali scolpiti in forme geometriche con le loro capigliature aderenti e naturalmente via la barba. Lo sguardo ispirato però rimane, vedete lo sguardo che evita il confronto con lo spettatore, che si rivolge soltanto a quel dio da cui l'imperatore trae ispirazione per le sue azioni. Noteremo però adesso l'emergere di un elemento che rimarrà codificato come un geroglifico in tutta la ritrattistica dei, dei secoli successivi. Guardate qui, con Gordiano III siamo intorno a 240 d.C., vedete che nella sua ritrattistica compaiono delle rughe ai lati del setto nasale, alla base del, del, del naso. Una sciocchezza, uno potrebbe pensare, un particolare irrilevante, magari un particolare realistico. Forse Gordiano III aveva veramente delle rughe ai lati della, della base del naso, ma in realtà non è così perché queste rughe rimarranno costanti in tutti i ritratti degli imperatori successivi. La verità è che quelle rughe ci dicono qualcosa, nell'arte antica, nell'arte romana in particolare, non c'è mai niente di casuale. Tutto ha un significato. Quelle rughe sono espressione di un concetto che i romani chiamano cura imperi la fatica del comando se uno governa non prova a piacere governare significa essere al servizio del prossimo essere al servizio del prossimo è una fatica è uno sforzo più ci si impegna in questo sforzo più questa fatica traspare anche nell'espressione del volto ecco quindi che quelle rughe sulla fronte divengono la prova tangibile visibile da parte degli spettatori di chiunque guardasse questo ritratto, che quello è un uomo che si preoccupa per il prossimo, che sente la responsabilità del comando che ha sulle sue spalle. È la cura imperi. Ci sono delle eccezioni. Abbiamo Gallieno, 260, grosso modo dopo Cristo, vedete che ritorna alla barba, ritorna ad un'acconciatura fluente, mantiene lo sguardo ispirato, rivolto verso l'alto, Niente, come dicevo, è casuale, anche qui c'è una motivazione puntuale, questo è un tipo dinastico che fu creato nel 260 d.C., proprio nell'anno immediatamente successivo, in uno dei momenti più bui della, della storia dell'impero. Eh, L'impero sembrava doversi sfasciare da un anno all'altro, pensate che il padre di, di Gallieno era stato catturato vivo dai Sassanidi, un imperatore prigioniero, vivo dei Sassanidi. Degli eterni nemici di Roma, morì prigioniero e i sovrani sassanidi lo fecero scuoiare e la pelle fu appesa sopra il trono, dove l'imperatore sassanide riceveva gli ambasciatori romani, giusto come messaggio di fratellanza e per iniziare diciamo, un, un dialogo in piena serenità. Ma fu un atto che fu sentito in tutto l'impero come epocale: l'imperatore Prigioniero e morto in cattività, pensate che intere province si separarono dall'impero: la Gallia, la Siria, e si, proclam si proclamarono autonome, eh, appellandosi al diritto di difendersi autonomamente, visto che l'impero non gar garantiva più sicurezza delle, delle frontiere. Ecco quindi che Gallieno, il figlio di Valentiniano, si fa ritrarre come genius popoli romani, cioè riprende un'iconografia che è quella del genio del popolo romano, che questa. Quella è all'usa dei capelli e della barba, cioè vuole ritornare a quello che è lo spirito originario della potenza del popolo romano, proprio per dare un messaggio di sicurezza nel momento più tragico della storia di Roma. Questo è il modello alessandrino di cui parlavo, vedete, questa è forse l'immagine più fededegna che abbiamo del ritratto di Alessandro Magno che fu realizzato da Lisippo sul finire del IV secolo a.C., vedete quello che dicevo prima, lo sguardo elevato verso l'alto, Lisippo, questo grande artista della tarda classicità ebbe per primo questa intuizione, far comprendere che Alessandro Magno era un soter, era un imperatore salvatore dell'umanità e poteva salvare l'umanità perché lui non agiva in realtà mosso da istinti umani, ma da istinti divini. Si dice che lui avesse fatto un patto con Zeus, avesse detto a Zeus: Tieniti pure il cielo e lascia la terra. Ecco. Questo potrebbe essere il commento a un'immagine come questa, Alessandro Magno in diretta, quindi diretto colloquio e comunicazione con la divinità, che esclude lo spettatore. Questo modello viene ripreso nella ritrattistica romana, come dicevo nel, nel tardo antico, e diventa un elemento tipizzato, come dicevo prima, un geroglifico. Siamo sul finire del terzo, imperatore probo, imperatore lirico, gli anni 70, 80. È un'epoca di ferro questa che costringe a un riordino della società, dell'economia, dell'organizzazione imperiale, dell'amministrazione burocratica per consentire la sopravvivenza dell'impero. Questo è il volto che l'imperatore dà di se stesso. Come vedete è un realismo che ormai è assoggettato ad una geometrizzazione sempre più nitida. Non c'è più un volto reale in questa in questo ritratto marmoreo c'è già una maschera dove ritroviamo ormai tipizzati stereotipati una serie di elementi le rughe ai lati del, del naso che ci dicono che lui si preoccupa per l'altro per la sorte dell'impero lo sguardo rivolto verso l'altro là verso l'alto ad assicurarci che le sue mosse sono suggerite dalla, dalla divinità lui, si, lui agisce per istinto divinitatis, come dirà poi sull'arco di Costantino l'omonimo imperatore. Tutto questo, l'uso di questi stilemi, di questi schemi, va a detrimento però del realismo. Vedete che il volto è ormai quello di non di un uomo, ma di una maschera di un uomo. E questo naturalmente prelude a quello che sarà un grande momento artistico, cioè la ritrattistica ufficiale della tetrarchia. Dovete però tener conto che questo, e lo vedremo poi, vi sarà poi chiaro quando parleremo della tetrarchia di Costantino, questo non è l'unico linguaggio artistico esistente in quel momento. Quello che noi vediamo nella ritrattistica ufficiale è il linguaggio figurativo che la, propaganda, scusate, che la committenza ufficiale sceglie come più adatto per esprimere dei concetti, per trasmettere il volto dell'imperatore, ma non è quello l'unico stile esistente nell'impero all'epoca. È un concetto questo forse difficile, ma è necessario accennarlo per quanto brevemente. L'arte romana non ha uno sviluppo unitario e conseguenziale. Per questo, l'arte romana è così difficile, spesso risulta eh, sgradevole o non comprensibile eh, ai nostri schemi mentali. Mentre, infatti, l'arte greca oppure l'arte italiana del Medioevo, del Rinascimento, ha uno sviluppo lineare. Che vuol dire che ci sono delle scuole, dei maestri, degli stili che poi decli, si declinano in altri stili secondo una, consecu, una consecuzione, una, cons, eh, una, una catena immediatamente decodificabile. Per cui, quando uno vede uno stile, dice: Vabbè, questo è Giotto, quest'altro è Caravaggio, e via dicendo. L'arte romana, invece, per definizione è un'arte eclettica, che vuol dire che usa gli stili differenti contemporaneamente. Eh? Cioè come se noi vedessimo un quadro dove c'è Giotto, uno stile, una figura fatta allo stile Giotto e una fatta allo stile Caravaggio nella stessa opera. Per noi è inconcepibile, è incomprensibile, per i romani no, perché lo stile si sottomette all'idea, all al concetto che si vuole esprimere e si ritiene che certi stili siano più adatti di altri per esprimere dirette, determinati concetti. Ecco perché nell'arte, lo vedremo anche nella ritrattistica imperiale, siamo continuamente, oscilliamo nella tarda antichità fra due estremi, uno l'astrazione, l'altro il naturalismo. Come un pendolo vedremo che questi due concetti, questi due modelli stilistici si alternano, ritornano, non in una sequenza logica, perché vedrete che dopo l'estrema astrazione della, della ritrattistica tetrarchica, che sembra la negazione, programmatica di qualsiasi naturalismo, ecco che si ritornerà al naturalismo di ispirazione invece Antonina e da quello si ritornerà all'astrazione, ancora poi si ritornerà alla fine del IV secolo eh, col cosiddetto stile sottile al naturalismo di ispirazione eh, Antonina. Dunque, ripeto, un'oscillazione continua di stili che non significano confusione mentale o mancanza di gusto artistico, significa semplicemente che Quel linguaggio artistico viene utilizzato per il suo valore a seconda del momento storico. Eh? Ecco quindi che mentre abbiamo ritratti di probo come quello che abbiamo visto, negli stessi anni abbiamo ritratti di privati come questi, che in realtà seguono dei modelli completamente diversi. Quello che è stato definito in letteratura come l'homo spiritualis o in greco l'aner pneumaticos, cioè volti prosciugati, spiritualizzati. Gli uomini dell'epoca vogliono farsi raffigurare come tendenti a qualcosa di trascendente. In un certo senso qui troviamo una trasposizione figurativa delle parole di Plotino, che è, uno, che è il massimo filosofo della seconda metà del III secolo d.C., il quale dice io non voglio essere ritratto per come appaio, ma per come sono dentro. Ecco, questi ritratti realmente cercano di... Replicare l'animo, il carattere dei personaggi più che l'aspetto fisico, che è come sfinito, che è come mangiato, prosciugato. Ma riprendiamo il nostro discorso sulla, sulla ritrattistica imperiale e sulla ritrattistica tetrarchica in particolare. Abbiamo detto che negli anni 60 del III secolo d.C. l'impero sembrava collassare, dover collassare da un anno all'altro. Invece, grazie a una grande dinastia di imperatori, i cosiddetti imperatori lirici, che culminò con Diocleziano, la situazione si invertì inaspettatamente. Alla fine del III secolo d.C. non solo l'impero aveva ritrovato la sua unità, ma addirittura una capacità espansionistica che non conosceva dall'età di, eh, di Traiano, dall'inizio del II secolo d.C. Pensate che i Romani torneranno a varcare il Tigri. L'influenza romana giungerà sino oltre il Tigri, dove non era mai giunta prima. Questa ritrovata capacità dell'impero si fu pagata con una riorganizzazione radicale, come dicevo prima, di ogni aspetto della società. Fu riorganizzata la società secondo uno schema gerarchico, piramidale, fu eh, riorganizzata l'economia, azzerati i sistemi monetari ripartiti da zero con calmieri dei prezzi, fu interamente ridisegnato l'aspetto della gestione politica dell'impero, adesso diviso in quattro due Augusti e due Cesari due Augusti i quali fin dal primo giorno di nomina nominavano il loro successore il Cesare, ma perché? Perché fin dall'inizio si sapesse chi sarebbe succeduto all'imperatore e quindi si stroncasse tagliasse la testa al toro a qualsiasi eventuale rivendicazione perché fin dal primo momento uno sapeva che il Cesare sarebbe divenuto l'Augusto il sistema in teoria sembrava funzionare questa è la Pianta dell'impero diviso in diocesi, eh, ogni diocesi ogni si aveva a suo capo un vicario, e in due grandi parti dell'impero, la parte orientale e la parte occidentale. Un impero diviso, certo, da un punto di vista formale, per la prima volta nella sua storia, ma non era questa l'idea che la propaganda ufficiale vuole dare. Ecco che quindi è necessario un linguaggio formale particolare di cui il gruppo dei tetrarchi di Venezia è l'espressione nell più, direi, compiuta. Anche questo viene da Costantinopoli, è giunto a Venezia con la eh, crociata del 1204. Che cosa raffigura? Raffigura due gruppi di uomini che si abbracciano, fra loro uomini indistinguibili, sono sovrapponibili. Chi di questi è Galerio? Chi è Diocleziano? Chi è Costanzo Cloro? Eh? Chi è Massimino Daia? Non si sa. Solo un particolare distingue due a due ed è la barba. Due hanno la barba, due non ce l'hanno. Ma abbiamo detto all'inizio che nulla è casuale nell'arte romana. Cosa vuol dire la barba in questo caso? In questo caso vuol dire anzianità. Chi ha la barba è il più anziano, dunque l'Augusto. E infatti uno con la barba abbraccia uno senza barba. Dunque è un Augusto che abbraccia un Cesare. Sono quattro, sì, ma abbiamo detto quattro fra loro sovrapponibili, quattro uomini. Che vanno d'amore d'accordo, perché sono raffigurati nell'atto di abbracciarsi, e se notate il braccio, lo vedrete poi meglio in un secondo gruppo che vi mostrerò fra poco, è sproporzionato rispetto al corpo. Ma perché? Perché l'artista non era capace di fare un braccio pro proporzionato? Evidentemente no, perché il braccio è il fuoco della composizione, quel braccio deve far capire che questi uomini sono fratelli, tutto è concorde fra di loro. E qual è il concetto fondamentale che si vuole dare? Sì, l'impero è diviso in quattro, ma questi quattro uomini sono fra di loro la stessa cosa, sono maschere, sono maschere del potere perché la fonte del potere è unico. Sono divisi in quattro, ma sono dei fratelli. Guardando questa immagine, chiunque avrebbe detto che la divisione dell'impero è una divisione apparente, perché in realtà i quattro imperatori sono espressioni di un unico sole, di un unico potere. Guardate quest'altro gruppo, questo è il gruppo dell'Aterano. Due colonne, anche qui due gruppi, stesse convenzioni, uno barbato, uno no. Guardate qui come è evidente quello che dicevo prima, il braccio. Se il braccio fosse esteso toccherebbe terra come il braccio di Rangotango. Non era capace? No, evidentemente l'artista se avesse voluto avrebbe fatto un braccio perfetto, ma non era quello che gli interessava, non è quello che interessava la committenza. Quello che interessava è che chiunque, anche il più distratto passando avanti a lì, si accorgesse che questi due uomini si abbracciavano. Quindi erano due amici. Il Augusto e il Cesare governavano di comune accordo, non solo governavano di comune accordo, ma erano fra loro interscambiabili. E gli Augusti fra di loro erano interscambiabili. Non si deve capire chi è Diocleziano e chi è Galerio, perché sono la stessa cosa. Eh? Capite quindi come realmente il ritratto tardo antico dell'imperatore sia un ritratto pseudo individuale. Non interessa più far capire chi è chi, interessa far capire che chi è rappresentato è l'imperatore. E così, anche quando gli imperatori sono raffigurati singolarmente, come questo bellissimo gusto di atribis, non cambia nulla. Noi non sappiamo chi è questo, non sappiamo chi è se è Diocleziano, se è Galerio, se è uno dei Cesari, ma non era questa la volontà di chi ha fatto questo ritratto. Non, non si doveva sapere chi era, probabilmente c'era scritto sotto. Sì, certo, l'epigrafe consentiva magari di capire che era Diocleziano, ma nulla nel volto doveva consentire la riconoscibilità. E nel volto, che cosa trovate? Trovate tutti gli elementi che abbiamo detto prima. Vedete le rughe ai lati del, del naso, come si sono mantenute, sono ormai il geroglifico della cura imperi. È un imperatore che si preoccupa per il prossimo e soprattutto per la felicità dello Stato. Gli occhi ormai sono diventati ossessionanti, qui si perde il contatto con la divinità, in questo caso si recupera in questa breve stagione della ritrattistica tetrarchica l'idea di soggiogare lo spettatore, sono occhi ipnotici. Chi guarda questi occhi deve rimanere conquistato da questi occhi, deve rimanere dominato da questi occhi. Tutto il resto è impersonale: capelli, fisionomia del volto, barba, tutto è ridotto all'essenziale. Ancora questa bella testa di Romuliana, o in questo caso, grazie al luogo di ritrovamento che è Romuliana, questa città che Galerio dedicò alla memoria della madre, Romola, in Bulgaria. Potremmo dire quasi certamente che questo è il ritratto di Galerio, ma se non l'avessimo non sapessimo che è trovata lì poteva essere chiunque altro dei tetrarchi. E vedete le stesse, gli stessi elementi che dicevo prima, se lo mettessimo accanto alla, al busto di Atribis sono due volti sovrapponibili, occhi ipnotici, rughe ai lati della, del naso e assoluta fissità. Blocco della testa, esattamente come la prima immagine che abbiamo visto, quell'immagine statica del potere che adesso diventa essenziale e anche la eh, ritrattistica che viene adottata nella monetazione, proprio a conferma di quello che dicevo prima: che questo è il linguaggio ufficiale con cui la tetrarchia vuole essere raffigurata, vuole diffondere se stessa. Guardate questi ritratti: questo è Costanzo Cloro, uno dei Cesari di fronte a moneta di Costantino, futuro imperatore, figlio di Costanzo Cloro, che non avrebbe dovuto ascendere al trono, ma che ugualmente, grazie a un pronunciamento delle truppe, ruppe e scardinò il sistema della tetrarchia e con una lunga guerra civile protrattasi per oltre 15 anni, arrivò infine a governare da solo l'impero. Ma Costantino, quando divenne imperatore, è chiaro che non poteva più adottare il linguaggio figurativo di chi lo aveva preceduto. Lui aveva ucciso la tetrarchia, l'aveva distrutta, non poteva continuare a farsi raffigurare come un imperatore tetrarchico, ed ecco quindi che adottò un sistema completamente diverso e qui è molto evidente proprio dalla, dalla monetazione. Vedete come Costantino si fa raffigurare nei primi anni, siamo intorno al 307. Secondo i criteri perfetti, puntuali di un imperatore tetrarchico, assoluta spersonalizzazione, assoluta geometrizzazione, mancanza di riconoscibilità del personaggio, maschera facciale ed ecco come si fa raffigurare dopo la prima presa del potere quando ha sconfitto. Massenzio è diventato l'unico signore dell'Occidente, rimarrà ancora Licinio da far fuori, quindi la parte orientale sarà una cosa più lunga, ma intanto domina l'Occidente. Vedete come cambia completamente l'immagine. Costantino quindi riadotta uno stile naturalistico, un'immagine che si ispira a modelli addirittura di tardo classica e recupera lo sguardo rivolto verso l'alto. Qui si nota poco. Ma se potessimo ingrandirla vedrete in questa moneta che Costantino guarda verso l'alto, ha recuperato lo sguardo ispirato. E ripeto, nell'arco di Costantino lui scriverà proprio che ha agito istinctu divinitatis, cioè per suggerimento di una divinità. Quei chi fosse questa divinità lui lo lasciava all'immaginazione dello spettatore. Tutta la politica costantiniana fino alla sua morte nel 337 d.C., è improntata a una sapiente direi ambiguità. Sapete che lui si fa battezzare solo sul letto di morte e adotta iconografie ufficiali che potevano essere lette dai cristiani come cristiani e dai pagani come pagane. La verità è che quando lui fa l'arco di Costantino nel 315 d.C., lui è ancora legato al culto del sole invitto, che il sole invitto è la divinità protettrice della, della tetrarchia. Questa è una moneta coniata proprio subito dopo la battaglia di Ponte Milvio e Costantino si fa raffigurare come Comes, cioè come compagno del sole invitto. E noi sappiamo bene da una prima versione della storia della battaglia di Ponte Milvio che non fu affatto Cristo ad apparirgli il sogno, ma fu il sole invitto che gli apparve il sogno, gli disse con questo segno vincerai, ma non era il segno di Cristo, era il segno del sole, sole invitto. Sarà lui, o permettere di dire Eusebio, il suo biografo, che poi cambierà un po' le carte in tavola, quando capirà che i cristiani potevano essere utili per il potere, anche se il cristianesimo è Costantino, il cristianesimo è tutto sui generis, indubbiamente dagli anni successivi al 315 lui... Sposa una politica filocristiana, non diventa cristiano, eh? ammazza la moglie, ammazza il figlio, non sono proprio comportamenti da cristianuccio, però si serve dei cristiani. Ecco l'arco di Costantino, qui nelle nell epigrafi dell'Attico è scritto istinctu divinitatis, appunto, agisce per gli, um, istinto della divinità. Un arco, quello di Costantino, che è stato ancora fino all'Ottocento tutto come prova tangibile del declino delle arti a Roma nel IV secolo d.C., perché è un monumento realizzato con numerosi materiali di spoglio, cioè di utilizzo più antichi. In realtà, ancora una volta, è sbagliato. L'uso di materiali di spoglio è programmatico, cioè lui utilizza sull'arco di Costantino... Rilievi di Marco Aurelio, quassù di Adriano, nei tondi o di Adriano nelle figure dei Daci e nei due grandi rilievi dentro il fornice maggiore, per il semplice fatto che questi tre imperatori erano considerati i tre migliori imperatori della storia di Roma. Quindi, lui utilizza questi marmi per dire: Io sarò come loro, capite? Non perché mancava il marmo, non perché non c'erano più gli scultori bravi. Era semplicemente una idea propagandistica. I fregi che sono realizzati all'età di Costantino, che corrono nella parte alta del fregio dell'arco, sono questi qui. Ci narrano le storie della guerra fra Costantino e Massenzio e sono redatti secondo una, uno stile plebeo, così lo definì eh, Bianchi Bandinelli. Ma su un termine di comodo per intendere uno stile nel quale ancora una volta si piegavano le convenzioni dell'arte. Della prospettiva illusionistica alle esigenze di una comunicazione politica. Eh, qui è molto evidente, ad esempio, nell'uso della cosiddetta prospettiva gerarchica. Questo, per esempio, è Costantino. Vedete che Costantino è più alto rispetto agli altri personaggi e lo sarebbe anche qui se avesse conservato la testa. La prospettiva gerarchica. Non è un'invenzione tardantica, la prospettiva gerarchica c'è nell'arte etrusca, nell'arte greca di provincia, nell'arte romana a più riprese, semplicemente viene adottata adesso perché è la più conveniente. Cioè, chiunque passando sotto l'arco a distanza di 8 metri doveva immediatamente capire chi era l'imperatore in quel fregio. E come si faceva a fare capire chi è l'imperatore in questa selva di, di figure? Facendolo più grande. Quindi, non rispettando i criteri della prospettiva, ma adottando un nuovo criterio prospettico, che è quello gerarchico, e che rimarrà, appunto, come sapete, nell'arte cristiana medievale. Vedete però che nei tondi laterali, questi sono tondi sempre dell'Arco di Costantino, realizzati ex novo all'età di Costantino, dove non è necessario, ci si adegua con grande facilità, naturalismo e direi abilità a modelli invece pittorici, realistici con rese prospettiche, guardate per esempio la fuga dei cavalli, quindi dimostrazione ulteriore di, la, di quanto sia falsa l'idea di un'incapacità delle, delle botteghe. Raffaello, no, famoso, Raffaello nel 500 descrive questi fregi e dice Ecco, sono la prova di quanto si fosse imbarbarita l'arte a Roma nel IV secolo, all'età di Costantino. Non è così, ovviamente, non poteva sapere. In realtà l'arte romana si piega all'esigenza del messaggio che si vuole dare. Dove non è necessario adottare quello stile spiaccicato, eh, che deve semplicemente rendere chiara la, la scena, decodificabile i personaggi che sono raffigurati, allora ecco che si torna ad uno stile naturalistico, ritenuto il più adatto. Guardate il ritratto di Costantino, sull'arco di Costantino appunto. È un ritratto assolutamente... Realistico, pensate a quelli che avete visto prima dei tetrarchi: quanto siamo distanti, quanto questo volto sia più credibile, più ricco di dettagli, di passaggi di piano, di sfumature, di chiariscuro. Un volto sofferente, volutamente sofferente, perché ancora una volta è il principio della cura imperi. Costantino, che si assume su di sé come Atlante, il globo, il peso del governo dell'impero. Mentre nell'acconciatura, ecco che lui si fa adotta uno schema molto simile a quello di Traiano ancora una volta con un criterio emulativo, allusivo e propagandistico lui vuole essere come il nuovo Traiano esattamente come in quest'altra scultura oggi, oggi sul Campidoglio a Roma ecco questo ritratto di, di Costantino riprende lo schema delle ciocche dell'Augusto e Prima Porta ma ancora una volta perché? Non perché gli piacesse l'Augusto e Prima Porta perché lo considerasse una bella statua, perché Assomigliare ad Augusto implicava un messaggio. Lui vuole essere come Augusto, come il rifondatore di Roma, perché Augusto, sapete che prese questo nome, Augustus, è un epiteto di Romolo. Eh? lui non poteva farsi chiamare Romolo, suonava male, cioè era troppo tirannico, quindi adottò quello che era un epiteto dell'antico fondatore di Roma e Augusto adottò questo termine nel 27 a.C. per presentarsi come il nuovo fondatore di Roma. Lui però si chiamava Ottaviano, no? Ottavio, Caio okay? Ottavio, come tutti sapete. Augusto era un modo per rivolgersi a, a Romolo. Ecco quindi che Costantino, facendosi raffigurare come Augusto, si propone come nuovo rifondatore di Roma. E anche nelle, nei ritratti monumentali, come la testa della Basilica Nova, la cosiddetta Basilica di Massenzio, perché in effetti fu fatta da Massenzio, lui la completò soltanto, ecco che anche in volti così superumani per le dimensioni, ugualmente si mantiene una volontà di restituire una naturalismo nella resa del, del volto, dei piani del volto, guardate la fossetta sul mento, anche se gli occhi rivolti verso l'alto, proprio a recuperare quel dialogo con la divinità che abbiamo detto essere una delle caratteristiche nuove della eh, ritrattistica costantiniana dopo la parentesi tetrarchica, sono rivolti appunto verso l'alto. Bellissima testa colossale in bronzo, non sappiamo dove fosse in origine, ma ancora una volta Costantino, vedete come si fa effigiare eh? la capigliatura, com'è mossa, com'è chiaroscurata, pensate alle capigliature dei tetrarchi, qual è la differenza, quanto è forte, ma perché? Perché chiunque guardando questo ritratto dice, ecco lui non è un tetrarca, lui ha rotto quella tetrarchia. Lui è ritornato a un modello di monarchia assoluta come era quella di Traiano, come era quella di Augusto, come era quella di Alessandro Magno, richiamata dallo sguardo rivolto verso la divinità, verso l'alto. E a questo modello di richiamo classicista non, non si... Eh, Esimono neppure i suoi parenti, per esempio la madre, questa è una statua che abbiamo appunto agli uffizi, si fa addirittura ritrarre secondo l'iconografia di Afrodite, l'Afrodite classica della fine del V secolo a.C. Quanto di più classico non si può immaginare, questa è Sant'Elena, eh? la santa che riportò la croce da Gerusalemme, i frammenti della croce da Gerusalemme a Roma. Vedete quanto è pagana questa iconografia. Tutti sapevano che questa era un'iconografia di divinità. E questo è un esempio della duplicità del linguaggio, dell'ambiguità del linguaggio figurativo dell'età costantiniana. Lui gioca su questa duplicità di lettura. Gli anni successivi a Costantino sono un ritorno progressivo nel corso del IV secolo d.C. verso una essenzialità, una semplificazione dei tratti, una semplificazione dei tratti che mantiene però come rispetto, ripeto, come sorta di stereotipi ormai acquisiti, dettagli come le rughe ai lati del naso come gli occhi rivolti verso l'alto. A tal punto questi elementi entrano nel linguaggio figurativo e scultore dell'epoca che persino i, eh, scusate, persino i privati come questo si fanno effigiare alla maniera degli imperatori. Persino un privato, con questa effigie, dà l'idea di dialogare col divino, vuole essere ricordato con questa iconografia. Certo non è l'unico linguaggio, Ripeto, l'arte romana spesso è bilingue, conosce più stili contemporaneamente, poi stiamo parlando solo di Roma e dell'Italia, perché se andassimo nelle province troveremmo ancora più linguaggi. Ecco quindi che, grosso modo, negli stessi anni abbiamo anche il recupero di una torre espressività, quei volti in un certo senso atarattici, rivolti verso il sublime. Che abbiamo visto prima, coesistono con ritratti come questo dove invece si cerca di recuperare un'espressività quasi esasperata, con una mimica del volto accentuata, come vedete, con le, con le arcate sopraccigliare aggrottate, ar ar la rotazione della testa, vedete, si, si scioglie quel, quella fissità che abbiamo visto prima. Eh, si vuole recuperare un certo dinamismo. Che diviene espressione però del carattere del personaggio che viene raffigurato, cioè in questo caso non è la paideia, non è l'astrazione di ciò che lo circonda quello che vuole comunicare il personaggio, questo ci vuole dare l'idea di un uomo impegnato, un uomo d'azione, pronto all'azione. Ecco di qui questa torsione della testa, questo sguardo come se rispondesse al richiamo di qualcuno, no? e lui si girasse improvvisamente. E questa torva espressività sarà particolarmente eh, amata dai, dai valentiniani, da, da, dalla dinastia del 360-380. Faccio vedere un altro ritratto: questo anch'esso agli uffizi, forse il più bel ritratto ufficiale tardo antico che abbiamo. È una autentica maschera del potere questa. Non sappiamo infatti se è valente o valentiniano, cioè se è l'imperatore d'Oriente o d'Occidente che regna fra gli anni 60 e 70 del IV secolo. Ma non lo sappiamo perché l'effigie del volto è trasumanata in un volto che è simbolo di un potere, non di un uomo, e dove ritroviamo tutti quegli elementi che ormai direi conosciamo a sazietà: a sguardo rivolto verso l'alto, fronte aggrottata, ehm, volto assolutamente depurato da ogni contaminazione correale. È una maschera, veramente questa è una maschera del potere. Si capisce che è l'imperatore perché ha il diadema, ma è all'attributo che noi dobbiamo andare per la riconoscibilità del personaggio, del ruolo del personaggio, perché se poi avessimo voluto sapere chi era veramente, avremmo dovuto leggere l'iscrizione, evidentemente. Ed è questo... Il modello, questa astrazione spiritualizzata che troveremo nella ritrattistica teodosiana della fine del IV secolo d.C., anche se in questa ritrattistica che vediamo. Il ritratto di Teodosio sul Missorium ehm, di, di Madrid. Eh, notiamo anche un recupero di un delicato pittoricismo di matrice antonina, il cosiddetto stile sottile, ma non vengono meno quelli che sono i criteri della prospettiva gerarchica, per esempio, nei monumenti ufficiali. Questa è la base dell'opelisco di Teodosio a Costantinopoli. Vedete come ancora una volta. Esistano delle proporzioni diverse a seconda dei personaggi raffigurati, questo è l'imperatore. È seduto, se si alzasse sarebbe il doppio di quelli che lo circondano e sarebbe il quadruplo, il quintuplo rispetto per esempio agli aurighi che corrono nel circo. Esiste una grandezza dei personaggi che è direttamente proporzionale al ruolo sociale che ricoprono. Sono stati studiati questi rilievi eh, costantinopolitani e si è visto che ci sono sette grandezze diverse. L'imperatore è il più grande di tutti, un pochino più piccoli, sono i suoi figli, e poi ci sono i prefetti del pretorio, e poi ci sono le guardie, poi c'è il pubblico, fino ad arrivare agli attori che sono i più piccoli di tutto. È una prospettiva ormai rigorosamente gerarchizzata, che è un riflesso diretto di quella che ormai è la struttura piramidale della società. Società tardoantica è una società ormai concepita secondo criteri di casta, quasi oserei dire. E forse non è un termine eccessivo, pensando che già nel IV secolo vengono emanate delle leggi che obbligano i figli a fare lo stesso mestiere del padre. Siamo agli inizi, all'incipit della servitù della gleba. Ma perché questo? Perché c'è l'esigenza da parte dello Stato di essere certi che certe classi di lavoratori continueranno a produrre, per assicurarsi per esempio che non ci sia la fuga in, Spagna, in seguito ai pericoli delle guerre. Ecco, vedete come in epoca teodosiana quella fissità, quel rigore, quello sguardo torvo che caratterizza la ritrattistica ufficiale di pochi decenni prima c'è dal passo invece verso un'atarassia, direi quasi di ispirazione cristiana si dice che questi sono davvero i volti dell'imperatore cristiano Teodosio che è colui come sapete che fa del cristianesimo la religione ufficiale eh, fa effigiare se stesso i propri figli e poi ancora i suoi successori secondo questi modelli di volti quasi depurati da ogni passione umana no? volti di santi realmente quale appunto è l'imperatore che ormai si considera a tutti gli effetti vicarius dei quindi sostituto di Dio sulla terra. Voi capite che per raffigurare il vicario di Dio sulla terra il realismo non è necessario, non serve a nulla, anzi è una bestemmia. Come si fa a raffigurare in modo realistico Dio? Ecco che il linguaggio impersonale, allegorico, simbolico, diventa l'unico strumento di comunicazione, l'unico modo possibile per dare ciò che... È trascendente. Siamo all'inizio di quella che per convenzione chiameremo arte bizantina, lo sbilanciamento del contenuto manifesto rispetto alla forma con cui si esprime. È una parola, una frase apparentemente difficile e complessa, vuol dire semplicemente quello che abbiamo visto finora in realtà: cioè che il contenuto prevale sulla forma, eh? Cioè l'esigenza di comunicare un messaggio. Diventa prevalente rispetto al modo con cui lo si fa, ma l'abbiamo visto, questa era nell'arte romana fin dalle origini. Veramente l'arte bizantina è la conseguenza più logica eh, dell'arte romana e dell'arte classica. La vera arte classica, quella bizantina. Eh, quella, la, il rinnovamento italiano di Giotto fu un derazzamento dall'arte classica, fu un'invenzione nuova. Guardate com'è questo bellissimo ritratto in stile sottile, così si chiama lo stile che caratterizza la ritrattistica teodosiana. È la manifestazione più evidente del, di un uso raffinatissimo dei mezzi espressivi e tecnici per rappresentare volti ormai angelici, ormai depurati da qualsiasi contaminazione terrena, a tal punto appunto da non essere più riconoscibili, da non essere più ritratti. Chi direbbe che questo è un ritratto di un imperatore se non avesse, se non avesse il diadema? Potrebbe essere il ritratto di un santo, di un martire, è indifferente? E così, questo guardate, questo, questo volto direi quasi ascetico. I grandi occhi ormai sono. Il baricentro dell'intera costruzione occhi, che erano tanto più ipnotici. Se pensate che quelle, quegli incavi erano riempiti in pasta vitrea, quindi colorati, dovevano realmente attirare immediatamente lo sguardo in quello che è il fuoco della composizione, non interessa più la fisionomia, quasi non interessa più il diadema, cioè l'attributo imperiale. Ciò che conta è far capire che quest'uomo è in comunicazione con Dio che adesso è il Dio dei cristiani, lui agisce ispirato da Dio, istinto divinitatis, non è altro che lo strumento di Dio, dunque la sua riconoscibilità umana è superflua, non ha più importanza. E così è ancora questo ritratto, questo è stato trovato in contesto, quindi sappiamo che Teodosio II siamo nella prima metà del quinto, vedete? come questo volto sia sovrapponibile al precedente, che sicuramente Teodosio II non è, ma se gli togliessimo la, la barba e i baffi è esattamente lo stesso volto, ripeto, perché non conta più l'uomo, conta ormai il ruolo. E arriviamo appunto all'esito all ultimo, siamo ormai nel V secolo avanzato. Quel filone dell'homo spiritualis che abbiamo visto nascere alla fine del III secolo d.C. in realtà convive con quella iconografia imperiale spiritualizzata e ascetica che abbiamo visto. L'uomo macerato, tormentato e quasi prosciugato dal desiderio trascendente si traduce ora nei ritratti dell'avanzato V secolo d.C. in volti come questo, il cosiddetto eutropios dall'Asia minore, Cos'ha questo volto di umano? Niente, non è un ritratto, nessuno può riconoscere un uomo in quella, in quella testa marmorea, quello ormai è realmente il volto di un santo, è ormai un volto che può essere appunto paragonato a quello che sarà il Cristo codificato nell'arte bizantina. Ed è, credo, la manifestazione più evidente di quello che dicevo all'inizio. Non c'è più interesse a farsi raffigurare come, ci, come si appare tutto l'interesse nel farsi raffigurare come si vorrebbe apparire, cioè come si è dentro, con la propria aspirazione verso l'immortalità, verso Dio, verso ciò che è oltre la barriera del visibile. Siamo veramente all'inizio di quello che diceva Cesare Brandi, cioè a superamento della forma. Siamo all'inizio appunto dell'arte dell bizantina. Dunque questo percorso nella ritrattistica imperiale spero che sia servito a chiarire perlomeno un concetto fondamentale che purtroppo ancora talvolta si sente ripetere. L'arte tardo-antica non è decadenza, l'arte tardo-antica è l'arte di un momento storico, culturale, particolare, che fu definito direi in modo perfetto dal titolo di una mostra. Che si tenne a New York alla metà degli anni 70, che segnò la rinascita dell'interesse nei confronti dell'arte tardoantica, come Age of Spirituality, è l'età della spiritualità. È l'età in cui il senso del trascendente comincia a prendere il prevalere, ad avere il prevalere sulla forma. Ed è questo itinerario che ci condurrà, appunto, poi l'arte bizantina. Ed è attraverso questi ritratti imperiali che noi. Ripercorriamo anche la continuità del filo che non fu mai tagliato fra l'arte romana, arte bizantina e poi arte medievale. Bene, grazie di tutto.